Quinta stagione consecutiva ai nastri di partenza del massimo campionato regionale di Serie C1 e tanta voglia di stupire. La Florigel Futsal Andria nella serata di ieri si è presentata alla città all'interno della sala conferenza Genius Loci, nel cuore del centro cittadino. Una giornata importante per il sodalizio biancoazzurro, che ha voluto illustrare gli obiettivi stagionali sposando anche per quest'anno una causa sociale come quella dell'Avis di Andria per le donazioni di sangue. Come ogni anno il nostro obiettivo è quello di partire da quello che si è fatto l'anno precedente e di migliorarlo, quindi sicuramente l'obiettivo primario sarà quello di fare meglio dell'anno scorso, puntare ad arrivare a questi playoff che per due anni abbiamo sfiorato, e quindi l'obiettivo principale è quello. Per quanto riguarda poi il settore giovanile, siamo già in crescita a livello numerico, abbiamo fatto degli stage con ragazzi nuovi, abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte della popolazione, quindi sappiamo che i ragazzi sempre di più amano questo sport, e quindi il nostro obiettivo è quello di crescere anche da un punto di vista del settore giovanile, con eventualmente l'iscrizione di nuove squadre, non solo dell'Under 21. La presentazione del roster allenato da Michele Bizzocca è avvenuta a poche ore dall'esordio in campionato previsto per questo pomeriggio in trasferta sul campo del Just Mola, una prima giornata molto complicata contro un avversario attrezzato per far bene. Inutile nasconderlo, siamo partiti in ritardo per la preparazione, però grazie anche al supporto e alla collaborazione di Michelangelo Cassatella, il nostro preparatore atletico molto esperto nel settore, stiamo riuscendo, e sicuramente sabato, domani affronteremo la prima gara di campionato nella maniera più assoluta, a livello anche fisico, poter affrontare questa importantissima gara, perché a Mola è un campo molto difficile dove troveremo dei giocatori calcettisti molto esperti, quindi sicuramente non faremo brutta figura, però ho detto, siamo partiti un po' in ritardo, stiamo ancora in condizione non ottimale, però affronteremo queste 5 gare in 15 giorni, tra cui 3 di campionato e 2 di coppa, vedremo come va il campo, ci darà la risposta.